Amici di Pistoia Live, un saluto da Stefano Arlesi. Siamo ormai vicinissimi a Piacenza per questa finale playoff Serie D, girone D. Si affronteranno, come sapete, Pro Piacenza e Pistoiese. La squadra è partita ieri da Pistoia, è arrivata sull'ora di cena a Piacenza. Quindi, squadra più riposata, pronta per questa sfida importantissima che si giocherà su un campo che si preannuncia davvero impraticabile e non certo da questi livelli e per queste sfide. In ogni caso, speriamo di fare bene anche con Lacchione, ha seguito il gruppo nonostante la squalifica. Per quanto riguarda la formazione, probabilmente ci sarà l'utilizzo di Cecchi come centrale difensivo e probabilmente il ritorno di Gucci come centravanti. A questo punto chiedo un parere, una sensazione a Stefano Baccelli, addetto stampa della Pistoiese. La sensazione è senz'altro positiva perché nessuno poteva garantirci oggi di essere a fare questa lunga trasferta a Piacenza. È chiaro che ogni gara dentro o fuori nasconde rischi molto molto alti. Noi abbiamo tanta fiducia in questa squadra, la andiamo a vedere giocare molto volentieri perché è una squadra che diverte, che gioca bene, un bellissimo calcio guidata da un grande allenatore. Poi se verrà anche il risultato, questo sarà ovviamente ben accolto e saremo pronti a un'altra trasferta tra pochissimi giorni. Parere anche da Antonello Caruso, il maestro in regia. Io sono contento di essere arrivato ai playoff, sono contento che stiamo andando avanti e spero di vedere una bella partita. Soltanto un centinaio di tifosi arancioni a Piacenza, organizzati con varie macchine e in tutti i modi possibili, nonostante le grandi complicazioni del caso, una partita infrasettimanale a questi orari, appunto, è molto lontana, la più lontana, appunto, da tutte le trasferte che poteva affrontare la squadra qui a Piacenza. A questo punto, forza ragazzi, e ci vediamo più tardi.